Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen. Siamo nuovamente oggi su Saint Seiya Soldier Soul, il Cavaliere del Zodiaco. E siamo, vi ricordo, nel capitolo di Asgard. Ragazzi, ecco qui il secondo episodio, 2-4. Quindi siamo contro Artax e il combattente è Crystal. Andiamo subito a vedere nella caverna cocente cosa accadrà. Allora, Pegasus e altri cavalieri di Atena procedettero separatamente verso i tempi di Valhalla. Ma i sette cavalieri divini, fedeli a Hilda, ostacolarono il loro cammino. Crystal si trova a fare i conti con Artax, il più leale tra tutti i cavalieri di Asgard. Il più fedele di tutti. Eccolo qua, guardate quanto è figo e cazzuto anche Asgard. Eccolo qui. Sembri degno di affrontarlo. Questo è un po' meno arrogantello rispetto agli altri due. Il mio nome è Artax e mi chiamano lo stallone selvaggio del nord. Attenzione, abbiamo lo stallone selvaggio del nord, ragazzi. Spiego a voi te, Crystal, un meschino che ha plagiato la mente di Lady Clare. Giuro che ti punirò per questo. Io non ho fatto niente, giustamente. Ah, hai catturato l'unica sorella di Hilda per piantare in lei il seme del tradimento. Solo morendo potrei espiare questa colpa. In nome di Hilda io ti seppellirò in questo riame di ghiaccio. Ti sfido a provarci. Ok ragazzi, che arroganza ragazzi, si parte subito con il duello. Allora vediamo qual è la sfida. Allora lui c'ha rigenerazione cosmo più 10%. Finisci con una mossa speciale. Questa è la sfida. Spero di riuscire a fare, vediamo ora quanto è forte. Ok ragazzi, ci vediamo fra poco con il match. Ok ragazzi, eccoci qui giunti al match. Subito mi attacca subito, guardatelo. Subito cazzuto e cattivo. Qua lo evito però. E ora scarico. Me l'ha parata. Mamma mia ragazzi, si è subito caricato di energia. Mamma mia. Facciamo una polvere di diamanti subito all'attacco. E ci riusciamo ragazzi, ma devo caricare energia. Facciamoli una aurora del nord. Eccola qua, colpito. Ragazzi, è difficile. Sta abbastanza guerrito, ma tutto è cattivo. Vedete, anche lui ha provato una mossa, ma addirittura è stato più veloce di me, che avevo iniziato prima a farla. Ecco qua. Stavolta però la paghi. Andiamo subito. E stavolta lo colpisco in pieno. No ragazzi, no, qua la vedo male. Ecco qua, l'ho schivato ancora. E colpiamolo. Grandi colpi. Bravissimo Crystal, che sta con il cosmo al 100%. Subito polvere di diamanti. Auremo di aurora del nord. Bella schiva. Qua non ci sono riuscito. E mi ha colpito. Serie di colpi, 10 colpi ragazzi, mi ha dato ben 10 colpi. Molto veloce. Ragazzi, mi sta mettendo in difficoltà. Abbiamo noi di polvere di diamanti, preso in pieno. Sfida molto molto equilibrata. Aurora del Nord, schivata. Oh, qua è riuscito a prendermi in pieno. Qua ci riusciamo noi però a colpirlo. E allora attenzione. Andiamo con la mossa speciale. Polvere di diamanti, riuscita. Riuscita ragazzi, abbiamo vinto. Perché con questa polvere di diamanti sicuramente lo abbiamo battuto. E infatti KO. E dovrebbe essere anche con una mossa speciale. Vediamo. Il grado è di ragazzi basso, ma vi posso garantire che sono più difficili i cavalieri di Asgard rispetto a quelli del santuario. No, non vuole la mossa ABB, ma vuole soltanto una mossa speciale. Ok. Se destino in mezzo a figlio di un cristal, vorrai strapparmelo con la forza. Non ci sono problemi. Aspetta, tranquillo, sta scappando ragazzi. Addirittura. Dove mi trovo? Siamo andati fuori dei ghiacci. Dove Artax? Ragazzi, era una trappola praticamente, almeno presumo, perché vedete, ci ha portato dove non c'è il ghiaccio, per indebolirci. Se credo che abbia rapito Clair, non è affatto così. L'abbandonato il tempio di Valhalla di sua spontanea volontà è l'abbandonato. Impossibile.
Sono ad Asgard per indagare sulle inquietanti voci che ci erano giunte. È stato catturato e imprigionato. È stata Flare a salvarmi da quella tortura. Menti. La dolce Lady Flare, o Flare, non sarebbe mai capace di tradire Lady Hilda. Non sta mentendo. Ah, eccolo, vedi? Eccola qua, Lady Flare. Lady Flare. Ah, questo è il fratello di Mur, il cavaliere della lite. Ah, Kiki. Artax, ascoltami bene. La sorella non è più la donna candida e gentile di un tempo. Questa è a causa dell'anello del Nibelungo che ora porta la mano sinistra. Scongiuro, donci, la tua forza per salvare mia sorella dalla maledizione. Lady Flare, hai sempre avuto una grande ammirazione per Lady Hilda. Ed ora sentiti pronunciare queste parole. Se lo mostro, si può sapere cosa ti ha fatto? Ora pensa che sia Crystal che l'ha manipolata. Ti insegno a non capire altro. Se dire che sia il mio servizio è quello di mia sorella fino a quando eravamo piccoli. Sono sicuro che comprendi il mio stato d'animo. Crystal ti sta ingannando. È testardo, ragazzi. Vuole difendere per forza di Hilda. Mia sorella è stata manipolata. Artax, quelle non sono le sue vere parole. Tutta colpa di Crystal. Sangeto Flare è pericoloso. Ecco qua, ragazzi, sta per arrivare il secondo match. Eccoci qui, ragazzi, al secondo match. Noi abbiamo energia meno 10%, perché comunque siamo in un luogo caldo. E lui c'ha rigenerazione Cosmo più 10%. E sempre finisce con la mossa speciale. Ok, ci vediamo fra poco con il secondo match. Eccoci qui giunti, ragazzi, al secondo match. Attenzione, parte subito forte lui. Ora però ma è riuscito a colpirmi prima. Eppure, ragazzi, sono partito prima io. Non so se avete notato. Andiamo di nuovo di polvere di diamanti. Niente da fare, ragazzi. È molto molto forte. Subito polvere di diamanti. Schivato, ragazzi, è molto veloce. Ok, ragazzi, provo a colpirlo così ce la faccio. Andiamo di Aurora del Nord. No, schivata. Mamma mia, ragazzi, è fortissimo in questo secondo match. Ora, colpiscilo ora! È perfetta questa volta la mossa. Vediamo subito, vediamo se riesco a fare la mossa speciale, sì. Tanto questa non mi serve per la sfida, quindi la uso ora. Andiamo di Aurora del Nord. Dovrebbe aver tolto un po' di energia, infatti. Andiamo subito di... Bella questa, polvere di diamanti immediata, subito. Troppo veloce. Andiamo ancora di Aurora del Nord. E ce l'ho fatta io questa volta. Ancora polvere di diamanti. Oh, me l'ha schivata. Sta reagendo, ragazzi, attenzione. Polvere di diamanti, vediamo se ce l'ho fatta qua. Sì. Vediamo, no, non ce l'ho fatta di pochi, ragazzi, attenzione. Scontro all'ultimo sangue, subito. Polvere di diamanti, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ragazzi. Difficilissimo, ragazzi, difficilissimo. Ho avuto ancora grado di, ragazzi, ma difficilissimo, veramente. Questi cavalieri mi sto dando filo a torcere molto di più dei cavalieri d'oro. Però ho fatto la sfida. Aspetta, Flare, Frey, non so come cazzo si chiama. Fermati, Artax. Artax, devi credermi. Di Flare fatti da parte. No, Crystal, ti odio dal profondo del cuore. Bisogna dire di uno, intanto lì di uno, non sto parlando di Lady Flare.
フリア様、どいてください。どきません。Mi muovo da qui, dovrei passare sul mio corpo. Nuclare? Wow. Cioè, vuole comunque... Vuole comunque attaccare, ragazzi. Attenzione. Caldo soffio del meriggio. Attenzione. Bravissimo, Crystal. Si mette davanti. Ah, è stata colpita anche Lady Flare. Incredibile. Artax è ignorato il sentimento di Flare. Oppure la morte potrà redimerti. Che sfacciataggine. E ora si sta caricando. Cosmo brucia come mai prima d'ora. Ragazzi, non so se c'è un terzo match addirittura. Vediamo. O se sarà solo animazione. Ah no no, solo animazione. Ecco qua. Sconfitto. Nonostante tutto le dispiace, perché comunque si conoscevano da quando erano piccoli. È stata una battaglia dir poco tragica. Ok ragazzi, allora qui si conclude questo episodio di oggi. Abbiamo sconfitto Artax e quindi abbiamo ottenuto il terzo, la terza gemma dei Cavalieri Divini. Nel prossimo episodio andremo nelle Lande Innevate contro Mime e useremo Andromeda. Ok ragazzi, allora il video si conclude qui. Io come sempre vi invito a lasciare like, a commentare se avete qualcosa da dire su questo gioco, se avete delle impressioni, se qualsiasi cosa volete dire. Condividete il video, mi raccomando ragazzi, se non avete fatto iscrivetevi al canale. Qui da Angelo Nero 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella!